Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi della gabbia che utilizzo sulla mia Panasonic GH4. Questa è la gabbia della Small Rig VersaFrame 1630, gabbia in lega di alluminio molto leggera, infatti pesa solamente 400 grammi. Le dimensioni interne di questa gabbia, quindi diciamo le dimensioni utilizzabili, sono di 16 cm di larghezza per 9,5 di altezza. Le aste laterali, come potete vedere, sono molto sottili e non affaticano le mani nemmeno dopo ore di utilizzo. Tra l'altro, all'occorrenza, come potete vedere, se ne può tranquillamente rimuovere una e la gabbia rimane comunque perfettamente stabile e funzionante. Ci sono poi un sacco di filettature sia nella parte alta che nella parte laterale, filettature naturalmente di un quarto di pollice e di 3/8 di pollice, che permettono di agganciare tutta una serie di accessori come naturalmente pannelli a LED, microfoni, bracci snodabili, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro, una volta collocata la camera all'interno della gabbia, tutti i vari pulsanti naturalmente rimangono di facile accesso, così come anche lo sportello della batteria si apre senza problemi e anche gli ingressi per i cavi sono assolutamente facili da raggiungere. La cosa veramente figa di questa gabbia, ragazzi, è l'attacco aggiuntivo nella parte alta, attacco superiore che, come potete vedere, sfrutta l'attacco a slitta per i flash. Si stringono queste due viti a brugola e la camera è praticamente saldata. Con alcune gabbie che utilizzavo in passato dovevo sempre stare attento a stringere ogni tanto la vite qua sotto. Certo, è buona abitudine comunque darci sempre un'occhiata, però con l'aggancio superiore sono molto più tranquillo nell'utilizzo di questa gabbia. E questa gabbia in particolare è compatibile con tantissime fotocamere disponibili sul mercato. E io la trovo veramente eccezionale. L'ho scoperta per caso su Amazon, ho letto alcune recensioni positive di questa azienda della Small Rig e, che dire, sono totalmente soddisfatto. Per cui, se quella che cercate è una gabbia piccola, robusta, che non vi affatichi anche dopo ore di utilizzo, la Small Rig 1630 fa il caso vostro. Ragazzi, come al solito io vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!